I piloti migliori delle TRA e le vetture regine dei rally fino alla passata stagione, in gara sulle strade che hanno fatto la storia del rallismo mondiale e tricolore. In queste poche parole il senso della grande sfida che si sta svolgendo lungo le prove del 53esimo rally di Sanremo, prima delle due finali del Trofeo Rally Asfalto 2011, serie organizzata dalla XAI, la Commissione Sportiva dell'Automobile Club d'Italia. A contendersi punti decisivi per la rincorsa al TRA sono i migliori protagonisti della serie riservata ai rally su asfalto, reduci dai due giorni in cui si è suddivisa la stagione in corso. Una serie che si è declinata attraverso gare come il Rally Val d'Aosta e il Rally della Lanterna, valide per il Girone A, o come il Rally della Marca e il Rally dell'Appennino Reggiano, valide per il B, e che quindi proseguita con il Rally di Proserpina, valido per entrambi. Lotta di vertice tra le World Rally Car e le protagoniste delle scene iridate del recente passato ed i loro equipaggi. Con il bottino più nutrito arrivano in finale i bresciani Luca Pedersoli e Matteo Romano sulla Citroen C4 VRC Magneti Marelli, forti delle vittorie nel Girone A che hanno chiuso al comando in Val d'Aosta e in Sicilia. L'equipaggio e la squadra hanno lavorato sulla vettura francese per usarne a pieno il potenziale sulle impegnative prove lì. Solo due punti di gap per i lariani della scuderia Etruria, Felice Re e Mara Bariani, secondi di girone e con la vittoria a Genova all'attivo. Per i comaschi è la prima volta al Sanremo, ma pilota e navigatrice hanno lavorato sodo sul setup della Citroen C4 Tam Auto e hanno dimostrato in più occasioni di saperci fare sulle prove strette ed insidiose. Due leader del Girone B, dopo il forfè del comprimario Cavallini, arrivano in finale. I toscani Rudy Michelini e Michele Perna su Ford Focus VRC e il comasco Corrado Fontana, navigato dall'esperto copilota di casa Nicola Arena, sulla nuova Mini John Cooper. Michelini e Perna, dopo il terzo posto alla Marca con la Citroen C4, hanno centrato la bella vittoria al Rally Appennino Reggiano con la Ford Focus VRC del team Procar, vettura con la quale l'equipaggio Movisport ha avuto un feeling immediato, correndo poi alle Proserpina da primo attore fino allo sfortunato ritiro sul finale. Per Fontana, Alfiere Blue Thunder ad un avvio faticoso alla Marca, con la vettura in piena fase di sviluppo, ultima nata nel panorama rallistico mondiale e curata dalla Grifone, due secondi posto in Emilia e Sicilia sono stati utili per raggiungere la vetta del girone. Il duello per la classifica Super 2000 sarà tra i due capi girone con le Peugeot 207 Super 2000, curata da Terrosi, quella del siciliano Alfonso Di Benedetto, navigato da Alessandro Michelet, reduce da due successi pieni di categoria ad Aosta e a Genova. Della Twister, quella degli emiliani Roberto Vellani e Luca Amadori, che hanno all'attivo due successi in casa a Reggio Emilia e ad Enna, a cui hanno aggiunto i punti del secondo posto alla Marca. La gara del TRA è la prova finale del trofeo Peugeot Competition 207 R3T Top, dove è ancora tutto da giocare tra i principali pretendenti al successo. A pari punti sono il toscano dell'auto Varelli Sport Alessio Beneventi ed il piemontese Alfiere Meteco Corse Omar Bouvier, mentre a poche lunghezze insegue il piacentino portacolori New Turbo Mark Gabriele Cogni, che a parte il ritiro al Taro è il pilota ad aver accumulato più punti in sole due gare utili. Il 53esimo rally di Sanremo è anche la seconda e decisiva finale della Suzuki Rally Cup, il monomarca della casa di Amazu riservata alle Swift, dove la lotta per il successo è stretta intorno al siciliano Sergio Denaro, che arriva con la vettura nuova in versione R2B e leader della classifica assoluta dopo il successo nella prima finale al rally del Veneto dello scorso 11 settembre. Ad inseguire da vicino sono il convincente giovane emiliano Francesco Arati, il piemontese Corrado Peloso e l'altro esperto emiliano Claudio Gubertini, sfortunato alla prima finale, dove è stato costretto al ritiro per la rottura del serbatoio della benzina. Le tre prove d'apertura della corsa mettono subito sotto pressione i piloti iscritti alla serie, costruendo una classifica già significativa in vista della lunga seconda parte di domani. A chiudere al comando la prima parte della gara sono i lombardi Felice Re e Mara Bariani, Citroen C4 VRC della Tam Auto, che a notte inoltrata concludono davanti ai bresciani Luca Pedersoli e Matteo Romano alla guida di una Citroen C4 VRC del team Magneti Marelli, staccati alla fine di soli 2.8.
Al terzo posto, lontanissimo dai primi, si piazza il siciliano Alfonso Di Benedetto Peugeot 207, primo tra le Super 2000. Sfortunate le prove di altri due attesi protagonisti del trofeo, Rudy Michelini, Ford Focus VRC, cacciato nelle retrovie da una foratura proprio sul primo tratto cronometrato, e Corrado Fontana, uscito di strada con la sua Mini proprio ad inizio della prova d'apertura. Tra i ritirati di questa prima parte di gara anche Piero Longhi, non iscritto peraltro al trofeo, che si è fermato per problemi fisici subito dopo lo start dell'ultima prova in programma. Tra le Super 2000 dietro a Di Benedetto, ma già staccato dal siciliano di 35,7, c'è il reggiano Roberto Vellani Peugeot 207 Super 2000. Tra le vetture di produzione guida, Marco Belli in coppia con Davide Castiglioni Mitsubishi Lancer Evo 9. Nel trofeo Peugeot 207 R3 Top, grande prova del piacentino Gabriele Cogni, che è stato al comando fin dal via. Dietro di lui Mirko Vercesi e Alessio Beneventi. Nel trofeo Suzuki Rally Cup guida Gubertini, che precede Denaro e Zigliani. I concorrenti riprendono il via sabato alle 6.45, alla volta di altri 6 crono prima del traguardo finale previsto per le 16.30, sempre nell'esclusiva cornice sanremese. In programma tratti cronometrati impegnativi come il Passo Teglia, il Colle Doggia e il Langan. I primi chilometri della seconda giornata di gara indicano a tutti che il vento è cambiato. Luca Pedersoli attacca infatti a fondo e a fine prova fa meglio di 11 secondi rispetto al redivivo Rudy Michelini e soprattutto di 16,5 rispetto a Re, che retrocede in seconda posizione nell'assoluto con 13 secondi di distacco dal bresciano nuovo leader. Un distacco che diventa di 22 secondi dopo la prova del Colle Doggia, che sembra chiaramente indirizzare la corsa. La seconda prova della giornata è invece fatale ad Alfonso Di Benedetto, che si deve ritirare per problemi al motore della sua 207, lasciando la terza posizione assoluta a Luigi Fontana, Peugeot VRC della Grifone, e facendo un gran favore al suo rivale Roberto Vellani, che sale in quarta. Nel frattempo continua la straordinaria cavalcata di Gabriele Cogni, che con la sua Peugeot 207 è ora quinto assoluto e nettamente primo nel trofeo Peugeot. Tra i ritiri da segnalare anche quello di Vedelago, uno dei protagonisti del trofeo tra le vetture di produzione, e quello di Marco Belli, sempre tra i primi del produzione. Si va verso le ultime prove, passando prima da quella televisiva con la netta sensazione che niente possa cambiare nonostante la lunghezza delle speciali ancora da disputare. Ed in effetti non accade quasi niente. Luca Pedersoli e Matteo Romano, alla guida di una Citroen C4 VRC del team Magneti Marelli, vanno infatti a vincere il 53esimo Rally di Sanremo prima delle due finali del trofeo Rally Asfalto. Con questa vittoria il pilota bresciano pone una seria ipoteca sul successo finale, anche se il suo più acerrimo rivale, Felice Re, in coppia con Mara Bariani su una Citroën C4 VRC della Tamauto, chiude comunque al secondo posto, rimandando la sfida finale al Rally AC Como in programma dal 20 al 22 di ottobre. Sì, come ti dicevo, per me Sanremo era una gara molto importante, insomma è una gara molto difficile, è stata definita da tanti l'università del rally, proprio per le curve, per la caratteristica che ha, strade difficili dove è facile sbagliare. Noi siamo partiti ieri cercando di non sbagliare, perché le prime tre prove di notte sapevamo che erano molto insidiose, sapevamo che lì non potevamo vincere il rally ma potevamo solo perderlo, quindi lì abbiamo messo una marcia per non sbagliare, per poi poterci giocare tutto il giorno dopo. Oggi siamo partiti a testa bassa, forte, per cercare di vincere questo rally, lo volevamo molto, lo volevamo fortemente, e quindi ci siamo riusciti e siamo veramente contenti. Terra, sinistra 6 by, due tempi, 60, attenzione, destra 4 più, attenzione 4 più, 70 sinistri, ritarda, sinistra 4 più, terra, destra 4, 50, ritarda, torna al torno sinistro, dai che non è finita, sì. Stai calando. In destra 5, 60, ritarda, tornante a destra, tornante a destra, bene, destra 5 vai, subito sinistra 5, ritarda a destra, diventa 4 più vai, diventa 4 più vai, 80, arre, ritarda, sinistra 2 più gira, 2 più gira, per, ritarda molto, destra 4 gira. Ieri l'abbiamo fatto bene, nel senso che abbiamo preso un buon ritmo, specialmente su Aprile e Baiardo. Stamattina ho sofferto forse il problema di aprire un po' la strada, che sai non era gommata così, eravamo abbastanza duri, scivolavamo tanto. E dopo le due prove, quando ho visto che lui ha stampato comunque due grandi tempi, nel senso per quanto mi riguarda la vedevo difficile il recupero. Perché lui oggi secondo me è andato molto forte, quindi gli faccio i complimenti.
e niente, noi dobbiamo lavorare un po' e vedere di migliorare quantomeno di grip, specialmente per Como, perché Como è un'altra gara abbastanza strana che dove ha bisogno di tanta trazione. Ha spiato destra 2, chiude molto continua questa, è 30, sinistra 3 veloce doppia, tiene la terra 30, destra 2, chiude molto, diventa 4, tieni 40, sinistra 2, chiude molto, per destra 4, apre 20, tornante destro, per sinistra 3, veloce, tieni, in destra 3, tripla, tieni lunga la terza, continua, per sinistra 2, chiude lunga. La lotta per la conquista del trofeo è praticamente ormai cosa a loro due riservata. Il rally di Sanremo ha ridotto moltissimo, infatti, le chance dell'altro protagonista ancora aritmicamente in gioco, Rudy Michelini, passato dall'ultima posizione della prima prova alla quinta assoluta finale. Sono molto amareggiato perché anche oggi non è andata una prova, non abbiamo fatto una prova come volevo io. Si è fatto un piccolo dritto, un piazza 10 secondi, poi l'ultima prova si è rotto il launch control, quindi anche lì 20 secondi abbiamo ripersi, quindi guarda, gli ultimi anni non siamo arrivati in fondo al Sanremo, quindi quest'anno sono arrivato, quindi pensiamo che il prossimo anno andrà ancora meglio, quindi va bene, ringrazio la Procar, che la macchina è arrivata in fondo, le Pirelli che hanno fatto un bel lavoro e ora vediamo a Como. 3, vai, subito sinistra, 4 meno, bivio, giù, no, 50, destra 3 più, subito sinistra, chiude molto, subito destra, 4 meno, lunga, 20, sinistra 3 più, lunga, 3 più, apre, subito attento, destra 2 più, lunga, subito attento, 2 più, 30, sinistra 3 più, lunga, chiude molto, 3 più, lunga, chiude molto, subito destra 3 più, corta, 3 più, subito sinistra 3 più, corta, 30, destra chiude. Il lombardo Fontana invece è fatto di peggio, uscendo quasi subito di strada con susseguente ritiro che gli impedisce di lottare per il trofeo, ma l'onore della famiglia Fontana è stato tenuto comunque alto dal padre Luigi, che alla fine è giunto terzo assoluto, trasparente ai fini del TRA con la sua Peugeot 206 VRC divisa con Roberto Mometti. La gara ligure ha detto molto anche per quanto riguarda la categoria Super 2000, con il reggiano Roberto Vellani, quarto in gara con la Peugeot 207 Super 2000, che approfittando del ritiro del siciliano Alfonso Di Benedetto si è involato in classifica. Sì, sicuramente la vigilia era molto preoccupato, sapevo che la lotta sarebbe stata dura, però credo di aver dimostrato tutto l'anno e anche con oggi di avere le carte in regola per poter puntare a questi risultati. Sono estremamente contento e felice, credo di aver messo una grossa ipoteca su questo titolo, credo proprio che solo il dito di Dio, se esiste, me lo può togliere. È stata una gara veramente avvincente, prove veramente superlative, meritevoli di questo soprannome, di questo rally leggenda e quant'altro. Voglio fare i complimenti alla mia squadra, a tutti i miei sostenitori, agli sponsor, perché è d'obbligo, e soprattutto anche a questo mio nuovo copilota, che veramente ha dimostrato, nonostante la giovane età, di prendersi una grossa responsabilità, di essere degno di affrontare una gara del genere. Veramente bravo. Nel gruppo N è stato invece il siciliano La Barbera ad ottenere la vittoria. La Barbera è secondo in classifica delle TRA Produzione dietro a Roberto Barchi, che ha il comando di un punto. Nel trofeo Peugeot 207 R3 Top vittoria per il piacentino Gabriele Cogni, che è stato al comando fin dal via. Il piacentino con questo risultato si è aggiudicato il trofeo Peugeot sia per quanto riguarda l'assoluta sia per quanto riguarda la classifica junior. Quasi non ci credo, sì, è veramente un susseguirsi di emozioni, è bellissimo, è stata una stagione per me fantastica da una parte e bruttissima dall'altra. Ho iniziato con la vittoria di Piacenza, poi c'è stato l'incidente del Taro, rottura della clavicola, 2 mesi fermo, siamo tornati più forti di prima, perché comunque all'Alpi Orientali la prima finale l'abbiamo vinta, qua abbiamo vinto, siamo sempre stati davanti. Sono contentissimo, guarda, veramente al settimo cielo, è sempre stato un mio obiettivo vincere il trofeo e comunque penso di essermela meritata sul campo. Comunque ho avuto degli avversari tosti, ma anche dei ragazzi fantastici, quindi è stato anche un bellissimo ambiente il trofeo. La macchina ha dimostrato qua il valore che ha, come le Pirelli, è stata un pacchetto perfetto, tant'è che anche il settimo
posto assoluto lo dimostra. Nel trofeo Suzuki, vittoria in gara di Claudio Gubertini davanti a Francesco Arati. Ma la Nata era partita un po' malino subito perché abbiamo fatto due gare in serie con problemi di motore e rally della marca per il Reggiano. Poi dopo siamo andati a Proserpina, è andata benissimo, una bella vittoria. Al rally del Veneto, quando eravamo riusciti finalmente a essere in testa dopo un po' di problemi di assetto e abbiamo preso un cartello stradale, separato il serbatoio, quindi ritirati, qua finalmente si è riusciti a fare di nuovo una bella gara e a vincere il trofeo.